Un caro saluto a tutti gli amici del canale. La penna che vedremo oggi è una Reform a pistone con pennino medio prodotta negli anni 80 da un'azienda che è stata in attività per oltre 70 anni nel secolo scorso in Germania. Avendo la necessità di avere una penna con pennino fine da tenere nel giaccone con l'agendina, ho voluto provare ad installare un pennino fine Ginao. La penna monta un pennino di misura 5 perfettamente identico a quelli della Ginao. Premesso che a me i pennini fini della Ginao non piacciono per come scrivono, devo dire che il risultato mi ha sorpreso perché su questa penna il pennino non scrive affatto male. Quindi Reform. Reform. Penna molto leggera, comoda anche col cappuccio calzato, quindi Reform a pistone. Con pennino fine. Ginao, misura 5. E qui arriviamo alla considerazione. Ma è possibile che lo stesso pennino scriva meglio su una penna rispetto ad un'altra? Tenete presente che l'inchiostro è il classico Pelican 4001 Royal Blue. Che la differenza sia dovuta all'alimentatore? Voi cosa ne pensate? Bene, cari amici. Come sempre, un sentito ringraziamento a Leopoldo per questa sua nuova ospitalità nel canale e per quanto riguarda la recensione della penna con la relativa prova di scrittura, con il suo pennino medio originale, ovviamente, la potete trovare sul mio canale. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.